Sono 400 i voti persi da Insieme per Cambiare rispetto alla chiamata alle urne di 5 anni fa. La lista di Paolo Cavina ha raccolto quest'anno 1.314 voti. 10 anni fa, trainati dal candidato vincente Giovanni Malpezzi, i voti erano quasi il doppio. Dal 7% la lista è passata al 4,5%, una parabola negativa che per molti potrebbe voler dire la fine di questa esperienza che qualche anonimo ha voluto rappresentare con un manifesto funebre condannato da più parti. Massimiliano Penazzi, capolista di Insieme per Cambiare, rieletto in consiglio comunale, respinge però questa visione. Secondo il consigliere confermato, i voti sarebbero da sommare insieme alla preferenza di Perfenza, la seconda lista civica del centrodestra, che ha ottenuto 1.238 voti, portando l'ulteriore consigliere in consiglio comunale, scaricando quindi le colpe della sconfitta sulla Lega e sugli oltre 3.000 voti persi rispetto alle ultime regionali. Voti che però potrebbero non essere arrivati proprio per la scelta di un candidato non gradito agli elettori. Non si bene, sapevano tutti che Paolo ha creato due liste civiche, per Faenza e Insieme per Cambiare, quindi che eravamo praticamente la stessa cosa, ci siamo cambiati professionisti, anche se per Faenza ovviamente era base imprenditori, e come avevo detto in conferenza stampa, solo Valeriano Timoncini e una vecchia guardia di Insieme per Cambiare, quindi tutti volti nuovi che per me ha... Che per me è ben figurato. Timoncini infatti è il mio terzo in lista, e Tronconi un ragazzo giovanissimo, e io come potete vedere sono stato confermato consigliere comunale. Che cos'è che non ha funzionato in questa campagna elettorale secondo voi? Ma io ti dico, per me ci abbiamo messo grinta e passione, e io ti dico, tornando a quello che è successo oggi, non ho visto una campagna solare nei confronti di Paolo. Questo mi è dispiaciuto, perché Paolo io lo conosco. Questo ovviamente può avere demotivato o comunque rallentato le frequenze di ogni persona che era a bordo. Vedi Francesca Goni, che è successo qualcosa secondo me non di molto bello, che comunque andremo a capire nei prossimi giorni. Quindi secondo me abbiamo fatto un po' di ostruzionismo, ecco, tutto lì, sulle persone, dicendo appunto ai civici che cercavano di mettere il proprio contributo. Infatti io dicevo con contribuzione e convinzione, perché noi civici apartitici siamo così. Rispetto a 5 anni fa avete perso qualcosa come 400 voti. Ma allora, ti faccio una proiezione lucida e vedendo anche il mio risultato. Allora, ovvio che avevamo persone tutte giovani, ovviamente non avevamo l'appoggio di una parte di Faenza Cresce che può anche scrivere, e quindi siamo ripartiti praticamente da zero, con il vantaggio di avere una lista nuova per Faenza, che io voglio parlare adesso della mia, ma nei confronti di Paolo Cavina, che sicuramente è più bravo di me a parlare, lui ha creato due forze civiche nuove, completamente nuove, senza nessuno. Quindi io vedo un gran risultato, perché ho preso i voti dei 5 Stelle, ho superato Italia Viva in un momento in cui non sono nella maggioranza ma sono nella minoranza, e ripeto, vedendo la mia prestazione, vai a vedere gli altri candidati civici o anche gli altri partitici, vedi l'impegno che ci abbiamo messo, quindi quelli che avevano un po' più di esperienza. Invece la sconfitta come l'avete analizzata, Caldo? È stata una sconfitta. Ma io ripeto, dopo quello che è successo oggi, ti direi no comment, dai, no comment, onore a chi ha vinto con i propri mezzi, con le proprie forze. Io ho uno stile diverso, perché nella vita non faccio il politico, sono un apartitico civico, quindi faccio il politico del consigliere comunale, che giustamente sapete bene che sono dei genitori di presenza dove i giovani farebbero fatica a sopravvivere. Faccio altro nella vita, per fortuna, quindi al primo posto gli imprenditori e gente che si guadagna da vivere da solo. Ecco, a proposito di quei manifesti, al di là appunto del gesto in sé che tutti stanno condannando, c'è però la sensazione che potrebbe essere la fine del cammino, no? Di Insieme per Cambiare, oppure continuerete ad andare avanti anche dopo questi 5 anni di consigliatura? No, credo che i civici, al di là del nome, siano sempre gli stessi. Calcola che tu stai parlando con il coordinatore romagnolo, che ha preso il 2% a Ravenna e si è fuso con una lista civica che ha preso l'1,5%, quindi abbiamo un 3% come romagnoli che liberano la Romagna anche a Ravenna, quindi noi civici andiamo avanti. Paolo è molto contento di quello che abbiamo fatto. Quello che ho detto nei social da parte mia,
te la chioso così, per me Paolo Cavina è un civico in comune come Benassi e Zoli, quindi tre civici invece che due nel 2015, quindi noi civici abbiamo vinto.